A pochi giorni dalla delicata sfida di sabato al Melani contro il Pontedera parla un ex doc, il centrocampista Gregorio Luperini. Una partita che per lui e non solo, immaginiamo anche per mister Indiani, altro grande ex, ha sempre un sapore diverso. La gara si colloca in un momento in cui la Pistoiese non ha giocato lo scorso turno e viene da risultati non del tutto soddisfacenti. Dall'altra parte la squadra di Maraia, uscita dalla competizione della Coppa, ma in netta ripresa in campionato. Un solo punto di distacco in classifica, i 32 punti degli arancioni contro i 31 dei Granata. La Pistoiese è attesa ad un mese intenso, quello di marzo, tanti derby, tante partite con turni infrasettimanali. Allora, come vive la squadra a questo momento fra il rinvio della partita di Lucca e poi alle porte la sfida con il Pontedera? No, viviamo bene, siamo molto sereni, tranquilli, consapevoli delle nostre potenzialità. Abbiamo riposato, abbiamo giocato domenica sabato contro Lucchese, quindi via, non abbiamo alibi. Siamo molto tranquilli e vogliamo affrontare con la massima serenità e tutte le nostre forze. Il Pontedera ha iniziato il campionato un po' rilento, è in netta ripresa, anche se alle spalle all'uscita dalla Coppa, però che squadra ti aspetti di vedere? Aspetto di trovare una squadra molto aggressiva, come è sempre stato il Pontedera, l'ha contraddistinto in questi anni. Una squadra molto aggressiva, che ha le idee ben chiare, che ha un gioco ben definito e noi bisogna fare altrettanto, essere più aggressivi di loro e cercare di vincere la partita. Ecco, sarà questa la chiave per battere questo Pontedera? Sicuramente bisogna essere più aggressivi, con più entusiasmo di loro e vincere la partita, cercare di sovrapporre la nostra forza. No, sicuramente quando affronto Pontedera c'è un'emozione diversa, è sempre bello, mi ricordo sempre tutte le cose belle che ho passato con loro, quindi sono contento e sicuramente sì, ha un sapore diverso. Mario ha sempre fatto il secondo Indiani, quindi si conosco molto bene, anch'io conosco molto bene il mister Pontedera, è una persona fantastica, è un bravissimo mister, quindi sono molto contento di affrontarlo e di salutarlo. Quindi c'era bisogno di tutti e siamo...